cosa si intende per paniere e perché si chiama così? La definizione di paniere per l'insieme dei prodotti sui quali vengono monitorati mensilmente i prezzi per la misura dell'inflazione viene da lontano. È un'immagine che evoca il modo in cui in passato si faceva la spesa, appunto un paniere di beni che venivano acquistati da parte delle famiglie. In realtà il paniere dei prezzi al consumo, il paniere con il quale viene misurata l'inflazione, è un insieme non solo di beni ma anche di servizi, un insieme cioè di prodotti scelti tra tutti quelli che sono maggiormente rappresentativi delle abitudini di spesa delle famiglie, quindi come tali in grado di rappresentare al meglio l'evoluzione dei prezzi, che è quella che poi misuriamo attraverso un monitoraggio mensile che viene effettuato su ciascuno dei prodotti che compongono questo paniere. I prodotti e i servizi contenuti nel paniere hanno tutti lo stesso peso? No, ciascun prodotto nel paniere ha un peso che dipende da quanto è importante quel prodotto nella spesa delle famiglie. Con quale frequenza viene aggiornato? Il paniere viene aggiornato ogni anno. L'Istat a febbraio pubblica una nota informativa in cui diffonde, spiega quali sono state le principali novità, sia in termini di prodotti che sono entrati nel paniere, quindi che hanno assunto una rilevanza nelle abitudini di spesa delle famiglie tale da essere inseriti nel paniere, sia in termini di prodotti che escono dal paniere. Questa frequenza di aggiornamento è da molti anni che viene praticata, dal 1999, quindi sono oltre 20 anni che l'Istat aggiorna con questa frequenza alta, cioè ogni anno, il paniere dei prezzi al consumo. Va detto che il paniere è costituito ormai da quasi 1800 prodotti e quindi gli aggiornamenti sono relativi a una piccola quota di questi. Più importanti, più grandi, quelli più persistenti anche nelle abitudini di consumo delle famiglie, ovviamente sono presenti e rimangono lungo gli anni.